noi facevamo, c'era questo enorme, lo studente del 68 che era ancora un signorino, perché non c'era ancora l'università di massa, che sarebbe stata una conseguenza del 68, non dimentichiamolo, quindi il 68 in un certo senso è stato vittima della sua vittoria, eh? Ci sono anche storicamente, noi dobbiamo ammettere che questa università di allora, questi signorini, erano una minoranza sparuta, quindi non era un movimento di massa. E anche a Valle Giulia erano in fondo gli studenti privilegiati socialmente di architettura, non venivano dalle borgate, venivano dai prati, dai parioli, venivano dal centro, e il buon Pierpaolo Pasolini, io so benissimo che quando critico Pasolini è come se sputassi sulla Vergine Maria, quindi io mi scuso in anticipo, ma io ho sempre, francamente, ho sempre polemizzato garbatamente fino a un certo punto con lui mentre era vivo. Mi permetto di dire che la sua poesia, bruttissima come poesia, però sociologicamente interessante, in difesa dei figli del popolo, poliziotti contro i borghesi, figli dei borghesi privilegiati che facevano la rivoluzione, cioè, in fondo aveva torto e aveva ragione e torto nello stesso tempo. Aveva ragione da un punto di vista sociografico immediato, nessun dubbio che in fondo facevano un po' pena questi infagottati poliziotti, vero, che stavano in qualche modo attaccando ed erano attaccati dagli studenti signorini borghesi che ricevevano in maniera abbastanza puntuale l'assegno di papà a fine mese, però aveva torto, non vedeva un fatto fondamentale. Le rivoluzioni non le fanno gli affamati, non le fanno i poveracci. Anche il 789 ha avuto luogo quando la Francia andava già meglio e chiedeva gli stati generali e incautamente Luigi XVI li concesse e negli stati generali arrivavano fra i vari rappresentanti uomini come un modesto avvocato di provincia che come nome faceva Robespierre, e poi una specie di, diciamo così, Fenéon, vero, parigino, il cui nome era Danton, grande tribuno, per non parlare poi di Mirabeau, per non parlare del giovanissimo Saint-Just, 27enne, straordinaria figura di intellettuale, che solo con un antefatto culturale del tipo cartesiano noi possiamo concepire. In sostanza la rivoluzione la fanno, o si fa in generale, a stomaco pieno. Non ci sono dubbi su questo. Non solo. Terzo punto, per smitizzare il mito del 68, io mi scuso, ma dopo tutto, perché presumere di parlare a voi rubandovi del tempo di vita e in fondo rubandolo un po' anche a me stesso, se non cercando di dire la nuda, cruda, prosaica verità. Il terzo punto è che il 68 fu internazionale, come già ho cercato di dire, ma non mondiale, e fu il frutto di una tipica svista, di uno strabismo eurocentrico in cui regolarmente cadono gli intellettuali europei e nordamericani. Il 68 ha semplicemente coinvolto e investito circa un quinto dell'umanità: Stati Uniti, Canada, Europa occidentale, in parte soltanto subito schiacciata dalla reazione sovietica dei carri armati, Piazza Venceslao, Praga, in parte soltanto, non dirò perché il discorso sarebbe troppo lungo e lo conosco bene, che ho insegnato laggiù parecchie volte, Giappone, la giapponesità è qualche cosa di speciale, solo questo, un quinto dell'umanità, meno di 800 milioni su circa 5 miliardi. Quindi è stato un fenomeno non mondiale, internazionale, ma non mondiale. Figlio di un momento di grande prosperità e
Quindi, questo è interessante, di fronte a questa prosperità, che dopo tutto aveva luogo dopo una guerra disastrosa, ma anche nel movimento del postcolonialismo, quando cioè le nazioni già coloniali, l'Inghilterra in testa, invece di essere, come dire, condannate alla miseria avendo perso le colonie, erano addirittura più prospere in qualche modo. Naturalmente perché? Perché le colonie non le possedevano più politicamente e amministrativamente, ma solo tecnologicamente, e quindi sfruttavano le materie prime senza assumersi alcuna responsabilità collegata con questo sfruttamento. Cominciava il grande colonialismo unilaterale. Bene. Noi siamo in sostanza in presenza quindi di un movimento che non è mondiale, ma è soltanto, è internazionale. Un movimento che, notate bene, di fronte a questa nuova prosperità inaspettata, perché non dimentichiamo che gli stessi promotori del 68, metto anche me, è vero,